Benvenuti sul canale PG Passione Games, questo nuovo episodio dei Weekly. Allora, Weekly del faccione, mai appuntamento classico del sabato. Tanto, se sentite il mio canino abbaiare ormai, praticamente è un classico, no? Anzi, se non c'è l'abbaio di Mimì, non è un video di PG. Qui ci sta anche la rima baciata. A parte sta litigando fuori con chissà chi, e comunque è così, è vivace, è sempre vivace anche se comincia a essere un po' vecchiotto, però vecchiotto fra virgolette. Però ecco, l'oggetto ovviamente di questo weekly non è certo le peripezie o gli abbai continui di Mimì. È stata una settimana un po' particolare, non sono riuscito a dire il vero, non sapevo se questo weekly, questa settimana, l'avrei fatto oppure no. E non c'entra nulla gli avvenimenti che sono successi questa settimana, insomma, non sono certo io quello che deve parlarne, perché insomma andrei sul banale, ecco. È stata una settimana un po' particolare perché mi sto accorgendo che non riesco a dare al canale stesso sia quello YouTube sia quello sulla piattaforma Viola Twitch la giusta importanza, o comunque sia il giusto impegno, perché appunto purtroppo, o meno male, bisogna vederlo forse da quel lato, non il tempo a disposizione per la produzione di video, ma che siano decenti, è abbastanza limitata. Poi, tra le altre cose, incominciando anche a capire come posso dire, alcune strategie da adottare su FIFA 22, quel poco di tempo che mi rimane, insomma, forse un'ora al giorno, forse, non lo so. E ovviamente spesso e volentieri la dedico per divertirmi, magari affrontando in una Rivals oppure in una Battles facendo appunto qualche partita. Quindi questa settimana è stata una settimana dove, a parte giovedì se non sbaglio, sono riuscito a proporre un video sempre alle ore 12. Un video, come vi avevo detto la settimana scorsa, non è stato portato nessun video su FIFA volutamente. La settimana prossima almeno una barra due episodi sulle carriere ci saranno, ma questa settimana, appunto, visto che la settimana precedente era stata caratterizzata dalla presenza costante e continua della carriera con l'Unione Sportiva Livorno, come vi avevo detto nel weekly precedente, ho preferito essere un pochino meno presente da quel punto di vista. Non siamo andati in live, purtroppo non siamo andati in live, credo stasera per riuscire, comunque sui social qui collegato al canale un avvisetto lo darò, magari con uno shot su YouTube o su appunto un post su Instagram o sulla pagina Facebook. E a proposito, sotto trovate tutte quelle che sono le coordinate, non bancarie. Questa battuta la faccio tutte le volte, ragazzi, taglia, tutte le volte faccio sempre la solita battuta, però è vero, trovate tutte le coordinate a cui è collegato a livello di social il canale PG Passione Games. Cosa faremo la settimana prossima? Allora, io è inutile che tutte le volte dico Little Hope sarà presente. Ragazzi, Little Hope, io spero di portare contenuti, di Little Hope quasi a finire la settimana prossima. Io mi metterò di impegno, anche perché è una serie a cui ci tengo. Capiamoci bene, non riesco a... Ho diverse serie aperte, perché anche ad esempio Assassin's Creed... sì, Assassin's Creed, ragazzi, tra il Green Pass e Game Pass sto facendo l'Assassini, la saga appunto che ho cominciato con Unity, è rimasta un pochino sospesa. Invece secondo me quello potrebbe essere oggetto di tante altre avventure del faccione in quella Francia che non c'è più. È vero anche che abbiamo incominciato la prova delle 5 ore che scade il 15 di marzo e di Cyberpunk 2077. Era mia intenzione di continuarla, però la sto valutando, perché
oggettivamente non vorrei avere troppi giochi aperti e nessuno concluso. Poi ricordiamoci che c'è sempre Mass Effect, che è sempre la prima stagione, che è sempre lì pronta per poter continuare, e essendo sul Game Pass sicuramente la continueremo. Quindi Little Hope, e poi il titolo successivo che c'è già in cantiere di essere programmato, spero che la settimana prossima la faccia da protagonista, magari facendo la settimana dell'orrore, intitolandola così, settimana che verrà, alternandola a qualche video della carriera, o con il Lanza Rostock oppure il Livorno, l'Unione Sportiva Livorno. Valutiamo, magari faremo un episodio, vediamo un attimino, anche se quella con la squadra tedesca è rimasta un pochino in sospesa. Su Twitch, ragazzi, io arrivo a un orario abbastanza, diciamo, tardo dall'ufficio, dal lavoro, dai cantieri, pertanto non lo so se riuscirò a fare le dirette, le live alle 18 come è successo qualche settimana fa. Mi dispiace, perché bene o male ero riuscito a riattrarre al canale qualche persona, non i fasti dell'inizio con le 1500 presenze, assolutamente no, però insomma, ovviamente se non sei presente sulla piattaforma Viola è logico che poi perdi, e trovo anche strano che i 6000 e passa tra virgolette iscritti alla pagina di Twitch, non so se si dice così, siano sempre gli stessi, perché mi aspetto piano piano che ovviamente se uno porta più contenuti si possono anche allontanare, ma vabbè, è diciamo un danno calcolato. Quindi, ritornando diciamo alle varie serie, io non sto valutando se Cyberpunk farà parte tra le tante serie che abbiamo incominciato, oppure finiremo la prova delle 5 ore e poi, ecco, magari nei commenti, se qualcuno così magari ne vuol parlare, ne parleremo, ne discuteremo nei commenti. Questa appunto è la prima parte, come facciamo sempre, e nella seconda parte volevo parlare, come nel titolo, un pochino delle nuove entrate dei giochi di Xbox nel Game Pass, ecco, più che Xbox, perché sapete, sono molto legato al Game Pass semplicemente perché ci sono tantissimi giochi, ora magari qualcuno ne vedremo insieme, non sono collegato con la mia console ma direttamente dal sito del Game Pass di Microsoft, perché così vedremo magari un po' meglio anche certe cose, e appunto a mio avviso, tra le altre cose, ci saranno come new entry tante altre entrate sul Game Pass. Quindi insomma, secondo me dedicare almeno un video al mese, forse anche due, dove parliamo un po' di queste cose, magari dedicarlo proprio nella rubrica del Week del Faccione, non è così cosa poi sbagliata. Ripeto, questa settimana non sapevo oggettivamente, perché poi dopo ogni settimana c'è sempre una notizia e appunto noi poi il sabato ne discutiamo. Questa settimana di notizie, a parte qualche cosettina, tipo qualche cosa che riguardava i football, però non era cosa certa, pertanto mi sono detto non portiamola nei week. E andiamo subito nel sito del Game Pass, ecco, mettiamocelo così poi dopo, anzi facciamo così, diviso a metà, così ci vediamo. Allora, intanto magari noi facciamo così, ok, vai. Allora, innanzitutto, tanto io sono girato di qua perché ho qui sul terzo schermo, ragazzi, tre schermi, sì, va. Comunque, terzo schermo della mia piattaforma, della mia cosa. Allora, vedete che è uscito, sono usciti questi tre giochi, non so se il cursore si vede, però Super Mega Baseball 3. Allora, ora ve le spiego, cioè, innanzitutto ne parliamo un attimino su alcuni, non su tutti, perché altrimenti si diventa pazzi. Dicevo, Super Mega Baseball 3 ovviamente è un antipasto di quello che sarà
l'uscita, se non sbaglio, il 5 di aprile, se non sbaglio, 5 maggio, non mi ricordo, che è praticamente il gioco per eccellenza del baseball. Questo è più arcade, più giocherello, non so se lo proverò, vediamo se ci sarà l'iCloud, sicuramente sì, lo porterò magari come esperienza, però non ha niente a che vedere con l'altro gioco, che ora qui non lo vediamo, ma che è appunto The Mask Show, che però, ripeto, il titolo 2021 è andato molto bene, noi abbiamo portato qualche contenuto e spero di riportarlo, ma sicuramente il 2022 sarà ancora meglio anche a livello di grafica e di gameplay rispetto al primo. Il titolo è NHL The Show Must, che appunto è l'alter ego, anzi, The Super Mega Baseball 3 è l'alter ego dell'altro gioco di baseball. Non è niente di particolare, magari entriamoci dentro, apriamo la pagina. Anche questo, ripeto, è dentro installa con me perché è incluso nel EA Play. E vediamo se c'è. Eccolo qua. Super Mega Baseball 3 è ancora migliore rispetto alle versioni precedenti, con la simulazione sul campo ottimizzata, modalità di gioco online e offline competente, tra cui la modalità di franchise e una grafica leggermente migliorata. Sempre però cartoon, ragazzi. Ci sono bellissimi nuovi controlli, tantissimi nuovi contenuti, tra cui l'interfaccia utente attualizzata e chip e chop. Guida un team in continua evoluzione e massimi successi, è ottimizzato per la serie X e la serie S, oltre che appunto gira anche sulla console di vecchia generazione. E queste appunto sono sostanzialmente questo è quello che vi dicevo. Questo qui preordina The Show 2022. Noi abbiamo The Show 2021, che è un grande gioco, purtroppo l'ho portato poco sul canale, semplicemente perché non ho capito bene la modalità campionato. A me piace, io baseball, ragazzi, dopo il calcio, diciamo, è uno scozzo difficile tra la pallacanestro e il baseball, perché mentre la pallacanestro non ci ho mai giocato, al baseball ho giocato e ragazzi, è vero che è un gioco tipicamente americano, non europeo, però è un grande gioco. E questo Games, così come è stato fatto, così questo videogioco, così come è stato fatto, ne prende tanti spunti. Poi la grafica è veramente eccezionale. L'unica cosa è che non riesco a capire come impostare, magari con l'occasione, con Show 2022, 22, che si parla proprio in inglese, ragazzi, un po' di master, tiriamo fuori, e cercherò appunto in qualche modo di fare, scusate, di portare il contenuto, magari capendo come si fa il campionato, perché sarebbe veramente bello, magari portare una partita alla settimana per arrivare poi in fondo. E dicevo, se vogliamo vedere, questo è un pochino anzi, chiudiamolo, ci dovrebbe essere questo, no? Prestazioni, ai ai ai, ai ai ai, mi ha dato problemi di prestazione, eccolo qui, qui ci sono non so se sentite l'audio, il mio qui micheto, questo è un pochino, il gioco è questo, magari mettiamolo. Mettiamolo così, così lo vedete a schermo pieno, vedete che rispetto al titolo principe, chiamiamolo così, è proprio cartoon, simpatico, ovviamente, molto simpatico. Ripeto, se ci sarà la possibilità di farlo in YouTube, lo porterò sicuramente, altrimenti rimane lì. Molto carino, vedete appunto il gioco, è un po' particolare, ripeto, deve piacere perché ci sono alcuni anche giochi di calcio che hanno questa caratteristica, cioè il mascherone, come dico io, no? Il rapper fisico, è un po' più, dipende, è un po' più tranquillo anche a livello di gioco, quindi diciamo che. Quindi ritorniamo un pochino nella nostra versione. Ok, questo era il gioco torniamo indietro, eccoci. L'altro gioco che è uscito, altro grande gioco, c'è cioè sia per la serie X
che per la serie One, cioè per la vecchia generazione. Quindi, mentre il primo era ottimizzato, questo hanno fatto due versioni ed è il gioco di football americano. Il titolo 2022, anche questo grazie a Play, può essere giocato in maniera gratuita ed è uscito al day one. Quindi ragazzi, questo grande titolo, ripeto, io non ci ho mai giocato, devo essere sincero. Essere sincero, una partitella ce l'ho fatta, però con gli amici, però non ci ho capito, non so le regole, però la grafica è veramente fantastica. Allora, io vi voglio far vedere la grafica. Allora, alimenta la tua sessione per il post-season NFL con Play to LA Madden NFL 2022 e godi di nuovi eventi e contenuti, divertiti con Wild Card Weekend e Chip Chop. L'emozione in campo, nuovissimo Dynamic Game, porta in tutte le modalità ciò che ti piace di più della NFL. Qui c'è il campionato, l'esperienza di gioco brillante, eccetera, eccetera. Vediamo se c'è, eccolo qui, il trailer, vediamocelo. Allora, il trailers, vai col trailers, vediamocelo, e quindi apriamolo così. Qui la grafica è veramente, veramente eccezionale. Andiamo a vederlo, no? Qui è un gioco, come posso dire, così come anche il gioco di pallacanestro, che però non è inserito all'interno del nel Game Pass attraverso i Outplay. Questo non c'è, anche perché gli Outplay, il gioco di basket, se non sbaglio, si è fermato al 2020. Quindi per avere il gioco più aggiornato è quello di 2K22 e quello è apparente. One, se non sbaglio, che era su Game Pass e che poi appunto non sapevo che c'è stato il esempio, grazie, che lo ritroviamo. Allora, questo comunque è al day one, anche questo io non ci giocherò, non lo porterò sul canale semplicemente perché non so che è, però effettivamente guardate come la grafica, non sto a dirlo, veramente altre robe, vedete, tifosi, giocatori, pioggia, cioè, per il campo magari non è molto allentato, ma cioè, sapete che i campi su cui giocano questi campionati sono più sintetici, quindi sì, ci può essere la forza di cielo, quindi sostanzialmente, però guarda queste immagini, ragazzi, ne vale la pena. Per chi è appassionato di questo titolo, sicuramente ne vale qui ha fatto una storia, qui è riuscito a prendere, è per buono veramente. Guarda, io non sento l'audio, forse è un po' alto, siamo qui, non so se poi è nel nostro, comunque veramente veramente ottimo gioco, vedi, è uscito e quindi va in preordine. Allora, detto questo, ritorniamo all'altro giochi. Allora, altri giochi che sono usciti, a parte quelli che vi ho fatto già vedere, i primi due, quelli più interessanti, l'altro titolo che vi volevo far vedere è Infernax. Allora, diciamo che rispetto all'ultima puntata che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato del, torniamo un po' così con il mio faccione, ecco, rispetto all'ultima puntata dove abbiamo parlato dei giochi che sono usciti, a parte questi due che vi ho parlato, quindi baseball e football americano, l'altro gioco che è uscito è Infernax. Ora, Infernax è un titolo, come posso dire, anche questo Game Pass, vivrai le avventure di un grande cavaliere che ritorna nella sua patria ritrovandola affiliata a una magia oscura. Nel corso della tua missione, finalizzata a trovare e a distruggere la fonte di questa corruzione, con ogni mezzo necessario dovrai allontanare creature spietate, belve pericolose e terreni imperviti, incerti, non imperviti. A fronte delle conseguenze, una decisione rende cruciale, preferisci uccidere o aiutare qualcuno. Quindi è un fantasy, quindi per chi piace questo titolo è ovviamente un titolo per loro, è ottimizzato per la serie X, quindi non c'è un titolo esclusivo per la serie X e un titolo esclusivo per la old gen,
nasce per la New Gen e era ottimizzato per la Serie X. Gira in 4K Ultra HD e andiamoci a vedere, ed è appunto questa falsariga, ricorda un pochino, no, il gioco retro, per chi è appassionato di questa tipologia di gioco non se lo può perdere. Non so quanti giga prende, però non c'è scritto, è uscito il 14 febbraio, quindi non c'è scritto, mostra altro, vediamo un po', no, non c'è scritto di quanto è grande a livello di recensioni, le recensioni. Sarebbe un bel gioco strutturato nella classica scelta del bene e del male, ma malaugurato il caso in cui uno si trovasse a compiere, ma non sono state molto, vedi, questo da una stella, questo ne è da tanto, molto violento e divertente, gioco leggero, circa 200 mega, ecco, 200 mega, quindi un giochettino, ma avete visto la grafica, era grafica da 200 mega. Bene, bene, questo è l'altro gioco. Poi gli altri giochi, in parte li avevamo già un attimino analizzati, ovvero Ark Ultimate Survival, questo è, c'era già per dire la verità, ma non l'avevamo analizzato. Ecco, noi eravamo rimasti a questo gioco, Bisinger, non so se si pronuncia così, non so, e Crossfire Catalyst. Ecco, su questo è stato fatto un sacco, sono stati fatti un sacco di discorsi, nel senso che all'uscita questo sparatutto è stato un attimino bersagliato di critiche, perché qualche bug e qualche problema ci sarebbe stato. Poi dopo hanno inserito una sorta di aggiornamento o comunque un qualcosa che gli ha consentito di migliorare il gameplay, e noi l'ultima volta avevamo parlato, questo qui è Catalyst a pagamento con Game Pass, noi avevamo parlato, tanto vediamo se c'è una sorta di, non c'è di video, non ci sono altri video, no, queste sono le immagini che possiamo vedere, e appunto c'era stata una contestazione nella campagna, ovvero nella modalità campagna online, che non presentava le tematiche caratteristiche che erano state tra virgolette promesse. Sembra che però con un recente aggiornamento questo problema sia stato risolto. Quindi è un gioco questo che a mio avviso, per chi è come me appassionato di questi titoli, uno sparatutto, è da provare. Non so se proverò questo, perché sono molto tentato, e ora si farà un déjà vu su tutti gli altri giochi che il Game Pass, proprio giusto due minuti, perché queste sono le ultime uscite, no? Sono le ultime uscite, e appunto volevo vedere per tutti i gusti. Più popolare, azione avventura, ecco, ci sono nel AEA Play, c'è alcuni giochi che vi consiglio, vecchi giochi, molto vecchi, qui ora non me lo apre, eccolo, allora, questi sono i giochi, questi che ci sono, sto guardando, allora, innanzitutto primo è Grid, che da non confondere con quello che è uscito ora, però magari se uno vuol vedere di che pasta è The Grid, anzi Grid senza D, magari prima prende questo e poi questo, vedete, è un gioco di corse e niente, c'è ora il, tanto sentite ovviamente il rispetto zero in questa casa, ovviamente, e sto registrando e si sente dietro sottofondi mostruosi, perdonatemi, non taglio praticamente nulla, perché siamo arrivati a 23 minuti, sarei veramente un pazzo se dovessi ricominciare da capo, però vabbè, pazienza, si sente dietro l'aspirapolvere, le grandi manovre mattutine del sabato mattina, perché lo registro la mattina, per maniera tale che voi avete fresca la notizia. Vabbè, dicevo, torniamo a noi, ecco, questo è un gioco di corse ed è uscito nel 2019, ma sapete che ora c'è, è uscito una nuova versione, ecco, magari dove ci sono tante altre cosettine. Questo io sinceramente lo vorrei provare, perché mi sto appassionando molto ai giochi di auto, e quindi è molto probabile che lo scaricherò, magari porterò un contenuto, sapete, no, ormai ogni settimana
riesco quasi sempre, non sempre, a portare un contenuto di Forza Horizon 5 perché ritengo sia il top in quella categoria dove si mischia simulazione con arcade. Ecco, questo probabilmente lo vorrò provare. Ho provato Forza Motorsport 7 e questo secondo me si avvicina molto, quindi è probabile che questa settimana porti uno di questi giochi in live, magari lo proviamo, oppure appunto con un episodio. E dicevo, di questo titolo ora è uscito un appendice dove c'è anche la modalità carriera. Ora, io ho sentito qualche recensione, ma che non ha dato molto, tanto vediamo se c'è qualche video. Non c'è video. Questi sono tutti i titoli che possiamo trovare, che sono tutti molto simili. Eccolo qui, il video c'è il video. Il video c'è, vediamolo, mettiamolo come intero. Anche questo veramente è un gioco dove praticamente possiamo utilizzare una marea di macchine, quindi dalle Formula 1 elettriche fino appunto a questi bolidi mostruosi e Formula 1 normali, insomma, che giocano. È un titolo del 2019, la grafica è decente, più che decente. La gara con il minimino, ragazzi, è imperdibile. Quindi secondo me, insomma, una capatina a questo gioco, visto che è appunto presente nel Game Pass e gratuito, per chi c'ha Game Pass me lo farò, quindi lo proverò sicuramente. Ecco, questo è un titolo che vi consiglio, ecco, ripeto, se magari intanto provate questo, se poi vi piace potete prendere il nuovo titolo che è uscito, dove in più c'è, oltre ovviamente una grafica migliore, ma c'è anche la modalità carriera, che mi sembra che sia un qualcosa di importante e di carino. Allora, torniamo a noio e poi così concludiamo questo titolo. Quello che volevo poi provare è un vecchio Battlefront, quello ambientato Battlefront 1943. Ora io non so se lo trovo qui, perché è un titolo che gira sulla serie, addirittura sulla 360. Eccoli qui, questi tutti Battlefront, vediamo un po' se lo trovo. Eccolo qua, questo titolo qui lo volevo portare sul canale, provarlo. Grafica ovviamente, questa è del 1900 è del 2010, quindi c'ha 20 anni, 10 anni, 12 anni, però ragazzi, è anche ottimizzato per la serie X, non lo so, ecco, però non ha molto, ecco, queste sono le grafiche, così come anche questo prima c'era, in quel periodo impazzava i titoli di Battlefield, Call of Duty e anche Medal of Honor, del quale io nella PlayStation 2 avevo quello riferito a Pearl Harbor, che era veramente un gioco già all'epoca spettacolare, forse anche quello era il 2010. Intanto qui vediamo qualche cosa, qualche immagine di questo gioco. Ovviamente la grafica è paragonabile al 2010, però secondo me insomma, ritornare un pochino sui campi di battaglia potrebbe essere interessante. Ecco, questo qui molto probabilmente qualche contenuto lo porteremo, non dura tantissimo. E il trailer dov'è? Non c'è il trailer, vediamo se lo trovo. Non c'è il trailers. Eccolo qui, dunque combatti con fucilieri, diventa un flessibile comandante del carro armato e insomma è necessario citare di abbonarsi per accedere alla funzione online. Vabbè, la funzione online noi non accederemo. Torniamo sul contenuto faccione pieno. Allora, io dicendo, come si dice, io direi, quindi ingrandiamo un pochino la nostra visuale. È stata appunto una settimana un po' particolare, ripeto, per gli eventi, che non sto appunto a parlare perché sono noti e arcinoti, ma anche dal punto di vista della mia, come posso dire, produzione videoludica, non è stata una grande settimana. Io spero che la settimana prossima migliori,
non tanto la qualità, anche se ovviamente sto peggiorando molto nell'audio, quindi cercherò di migliorare un pochino l'audio, ma di migliore appunto come posso dire, la proposizione dei contenuti, il proporre contenuti. Quel rapporto di collaborazione con JJ Thor sta andando avanti, si è interrotto momentaneamente a livello di proporre quel contenuto che vi avevo detto, sta registrando una serie di video che poi appunto porteremo sul canale, su quel titolo che io ho storpiato, l'ho chiamato Horizon, ma non è Horizon, si chiama in altro modo, insomma, vabbè, però diciamo sono perdonato per questi storpi di frasi. E io ovviamente, come sempre, a chiusura del video vi saluto. 30 minuti siamo riusciti ad arrivare, ho detto un video veloce, invece 30 minuti, vabbè, ma quando comincio a ragionare i contenuti vengono da sé. Io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti sul canale, su appunto con le varie serie. Per quanto riguarda i video che faccio, vi aspetto sabato prossimo con la 24esima o 25esima puntata, non mi ricordo, perché insomma più di 23 abbiamo fatto, perché si era festeggiato, mi sembra, la settimana scorsa il 23esima puntata, tanto vedete nel titolo ci sarà scritto il numero. Io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi. Bye bye, iscrivetevi.